Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vedremo un pezzo della live su Europa Universalis 4, in particolare quella con Uesugi nel tentativo di raggiungere l'achievement Stardust Crusader. Con l'occasione vi ricordo che viene trasmessa in live tutti i lunedì, in teoria alle 21.30, salvo impegni particolari, ma terrò aggiornato il canale Telegram e Discord e Instagram, quindi qualora vogliate essere aggiornati e partecipare alle live, iscrivetevi su Discord, Telegram o Instagram, così che almeno siete aggiornati su quando effettivamente ci sarà la partita. In ogni caso, qua metteremo a pezzi la live, ovviamente con un po' di ritardo, quindi supportate il canale con iscrizioni e mi piace per farmi capire che vi interessa il format e per supportare il canale in maniera completamente gratuita. Intanto vi lascio alla intro, buona visione per il video e alla prossima. Un po' lo scarsello lì in mezzo. Ciao mamma, buonasera. Grazie mille, come stai? Far battezzare il governante, cosa ci dà? Noritaka I, che dovrebbe essere il re, esattamente, e Tomomune, che è il suo erede, cosa diventano? Adotta la fede cattolica, efficienza commerciale più 10, tolleranza verso la mela fede più 1, diffusione istituzioni più 5%, beh sì. Conversione dello Shogun, perdiamo 2 di stabilità. Ah no, così ritorniamo di nuovo. No. Va bene così. Quello che potremmo fare è anche questo. Visto che qui vediamo Nuova Granada, non vediamo Spagna. Peccato. Non vediamo la Castiglia. Loro sono 10-9-9, noi tech 8-10-10, niente. E i Mamelucchi invece? 10-9-9 uguale. E poi qui non c'è nessun altro di avanzato. Allora a sto punto, Mamelucco. Mamelucco, reti di spionaggio, via. Se ti converti puoi fare comunque Giappone, sì certo. Sì. Non c'entra la religione per il Giappone, vedi. Anzi, in realtà noi dobbiamo poi convertirci in Giappone. Perché dobbiamo fare le missioni, cioè dobbiamo convertirci in... hai ragione, sì, possiamo rubare le mappe, però dobbiamo poi andare di là, un po' un casotto comunque. Noi dobbiamo diventare cattolici per la nostra missione. Quindi comunque è una cosa che dobbiamo fare. Dice che invaderà la Cina, ma non vedo molti giapponesi che invaderanno tutta la Cina, è vero. Noi siamo pochi, ma cattivi. Tech diplomatica no, perché siamo avanti negli anni. E visto che non c'è innovazione non la faccio. Qua abbiamo liberato, perfetto. A sto punto, Urca, chi è? Aiutaia, fino a qui? A chi ha dichiarato però, non a Brunei? Sì, a Brunei. Questo potrebbe essere un piccolo problema. Perché intanto passiamo di qua. Poi dobbiamo dichiarargli guerra, ma ci romperanno un po' le scatole. 8, 10, 8, capitale, possiamo fare comunque la rivendicazione? No. Sa di no. No, solo qua. Siamo pochi ma abbiamo l'armata Branca Leone del generale Kadusan, esatto. Ciao CM, come stai? Voi 25 punti amministrativo e 5 prestigio, certo, sì, i ducati in qualche modo li faccio, i punti amministrativi mi servono molto di più. Siamo a tiro con la tech, 4,59, vedi Jerry, non so se leggi l'ultima riga dei bonus, reti di spionaggio degli Uesugi in Mamelucchi, meno 1,4, poca roba, però 1,4% di punti risparmiati perché loro hanno un attacco migliore, più avanzato della nostra. Buona serata, buonanotte Giosema. Mi ha inserito lo stratega, parto perché domani devo alzarmi presto per lavorare, va bene, grazie mille. L'armata Branca Giosema sicuramente trionferà a manetta.
Allora, qui abbiamo Mamelucco, lo teniamo. Brunei. Pangasinan, possiamo levare per ora Jaipur, tanto per ora non ci dà l'alleanza. Andiamo avanti. E poi qui partiamo, dichiarazione di guerra. Brunei è alleato con Malacca e Kutai, non entra nessuno dei due, perfetto. Appena ci ritorna il diplomatico, si parte. Non entrano perché giustamente stanno già affrontando la guerra contro quei cattivoni del Ayutthaya. Noi andiamo diretti. Andiamo diretti. Quante navi hanno? 9. 9, noi invece ne abbiamo 15, quindi tiriamoli fuori. Tiriamole fuori. Tech amministrativa tra pochissimo con produttività 2%, poca roba, ma tutto fa brodo. Eccoci qua, navi anche mezze rotte, ottimo. Magari gliene rubiamo qualcuna. Sì, gli abbiamo inculato una nave pesante, due e due galee, tanta roba, un bel bottino. E abbiamo preso efficienza blocco navale più 25%, torniamo subito a ripararle, anzi qui. Intanto... Ah, non puoi sbarcare. Ah, qui non c'è passaggio. Madonna. Va bene, passiamo giusto un mese e poi sbarchiamo di sotto. Così che ripariamo un pochino le navi. E poi aspettiamo semplicemente la fine della guerra. Nel mentre, intanto, comunque abbiamo preso il War Goal. Così inizia a far punti. No, Palawan. Ah, questo è il War Goal, ok. Perché qui non ci arriviamo, qua sotto sì invece. Ok, speriamo allora di arrivarci prima noi. Ayutthaya sta arrivando. Però va in un'altra provincia e più avanti. Bella Gersus. Questi li devo alzare un po' perché sono bassi. Tanto, tech amministrativa. E alla prossima ci dà un'idea. Però adesso... Adesso andiamo a fare i... Tutti i claim, tutti i core volevo dire. Perdiamo 300 ducati, non sarebbe neanche male, ma in realtà costo miglioramento grande progetto, onestamente non ci serve a granché. Invece, costo stabilità 2 che costa la metà. È arrivato Gersus, esatto, sì. No, per ora non prendiamo niente perché i ducati ci servono e non possiamo fare progetti per ora perché non abbiamo soldi. Ah, questo si chiama Ternate, che mi ricorda tantissimo una provincia, cioè una zona tipo del Bergamasco, tipo Ternate sul Naviglio, così. Stavamo proprio aspettando qualcuno che ci facesse un bonifico, esatto. Abbiamo rubato altre due navi da trasporto, ottimo. Quante navi abbiamo adesso? Troppe? No, non troppe, quindi tutte quelle che rubiamo vanno bene. E a sto punto aspettiamo che Ayutthaya finisca la guerra. Si prenderà qualcosa. Magari prenderà solo questa zona qui. No, questa è Malacca. Boh. Da 30k, esatto. Aspettavamo giusto 30k. 30k così. Appena lo trovate, fatemi sapere, mi unisco a chiedere i soldini. A sto punto sbarca indietro intanto, così facciamo intanto fuori i ribelli. Legittimiamo Otei, poi manca solo Manila. Minchia, 127 punti, bella sviluppata Manila. È un 13, 13 non male. E Porcellane fa parte di uno stato, sì. Niente compagnia. L'hai trovato, è Gersus. Trovato, sì. Questi stanno prendendo logoramento, quindi portiamoli via. Portiamoli qua. Ciao Michela, ti sei addormentata? Giusto così, assolutamente. Come stai? Spero tutto bene. Tanto qui possiamo fare rivendicazione. Via questo. Nel mentre che aspettiamo che Ayutthaya finisca la guerra. Ok,
torniamo indietro, ci prendiamo anche questa provincetta qua. Ciao Ema, grazie mille per il lurcone. Buonasera anche a te. Come stamattina ed oggi pomeriggio? Vabbè, dai, io chiedo sempre. Intanto qua andiamo a fare altre rivendicazioni, perché appena prenderemo sta provincia qui potremo fare tutte le rivendicazioni in questa zona. E poi vorrei farle anche qui perché c'è la miniera d'oro e quindi mi interessa. Allora, perdo un altro mandato. Fammi vedere, scusa. Sì, c'è Shun in più, Ming ha perso ancora un pezzettino. Pubblicità finita, comunque bene, grazie a te invece come ciao, si nombre. È sempre così, sì. Sei un gentiluomo con giacca, cravatta e panciata, esatto. Esatto, Shun in più, Shun ha dei Reconquest. Sì, Shun ha dei Reconquest, che sono insieme a quelli Ming, quindi ci interessano di più quelli Ming, ma vediamo. Ah, cazzo, ci sono i ribelli qua? Scusami. Allora tu non mollarli più, mollali qui e andiamo a pinzarli. Questi dove vanno? Tyr, non so neanche dov'è. Dov'è Tyr? Tyr. Tyr è qua. Quando? Il 20 gennaio 31, ma sai che allora me li pinzo lì? Sì, in questi giorni, sì, anche oggi ha piovuto. Anche adesso sta piovendo in realtà. Poco, ma sta piovendo. Vieni qua. Venite qua. Così almeno ci li prendiamo in difensiva. Intanto, tu sei alleato con qualcuno? Nessuno, ma che bravi che non avete alleati. Siete veramente bravi. Bravissimi. Vediamo un po'. Questa nave sta un po' rischiando. Sì, dovremmo non perdere navi in questa enorme battaglia. Scusa, e non facciamo l'errore di prima. Andiamo a pinzarli stavolta. Furore, dice un testimone, dilaga in... Allora, perdiamo ducati, efficienza commerciale, dai, leva efficienza. Andiamo a prenderli, poi qua stanno sbarcando. Qua sono sbarcati, ottimo, arrivano anche gli altri 3000, con molta calma. Su Strongholds, a che regione sei arrivato? Sono arrivato... Che bravi, alla l'ultima battaglia contro il maiale e mi sembra che sia tipo zona Emilia forse. Allora, possiamo far tech, perfetto, ora non le paghiamo di più, quindi tutte e due le tech. Continuiamo a fare poi le rivendicazioni, ma qua non possiamo per ora, aspettiamo ancora un po'. Andiamo a pinzare questi qua e poi li andiamo ad assediare la capitale. Intanto esploriamo Atlantico Meridionale, vai. Qui come procede? Costo tech militare più 5% fino alla morte del re. L'abbiamo appena fatta la tech, il re ha 29 anni però. Sì, va bene. Tradizione militare, non ne voglio perdere altra, già non ne abbiamo molta. Dove vanno questi qua? Buglas, Buglas, sì. Hai mai fatto una live da telefono? No, onestamente. Mai fatta. Panai, eh? Stanno provando a scappare e tornare verso casa, sti qua. Allora cerchiamo di inseguirli anche noi. ...124, prossimo mese legittimiamo anche questa parte qui. Perfetto. Gli ultimi 3000 stanno arrivando. Ah, nel mentre li abbiamo già presi, ottimo. Quindi a sto punto... Anzi, sbarchiamo solo con questi 3000. Dai. Sbarchiamo solo quei 3000 lì, così almeno li mandiamo a recuperare la terra. Questi scappano, eh? Guarda che conigli. Riusciamo a pinzarli, ottimo. Poi qua.
Abbiamo sgamato un coreano. Brunei ce n'ha beccato uno. Ok. Ah, qua la guerra è finita intanto. L'aiutaia si è spinto un po' in avanti, ma non troppo. Quindi andiamo a fare questa, così almeno. Poi torniamo qua a prendere qualche provincia a Brunei e chiudiamo anche la guerra. Qui stiamo legittimando, quindi adesso facciamo tutti full core perché ci servono un po' di soldi. Dobbiamo migliorare un po' l'economia. Ok. Qui direi che possiamo. Com'è questa provincia? Malcontento zero. Ottimo. Quindi posso. Prima dobbiamo. Che sfigati. Dobbiamo salvare i nostri amici. Ok. Continuiamo con le esplorazioni. Dai. Pronti per. Assedio, abbiamo solo uno con uno di assedio e basta, eh? Madonna che sfiga. Ok, abbiamo salvato i nostri uomini, che sono 1.900, vanno bene. Che complicanza di gioco, ma in realtà no, dai, non troppo, nel senso un pochino sì, però non troppo, basta studiarlo un pochettino e poi lo si capisce. È che ora ovviamente non sto spiegando niente, queste sono steppe, ma non qua montagne e maglie. Niente, volevo provare a fare un blocco, lo potrei fare qui. Potrei farlo qua al blocco. Montagna, andiamo a costruire un bel castello. Ma io volentieri, guarda. Io volentieri. Senza nessun problema. Brunei, eh? Dove stanno andando? Tanto non riescono a prenderle da sole. Andiamo a pinzargli le navi se ce la facciamo. Quando scendono? 6, 9. No, sono scesi. Tutto step per quello che i cinesi costruirono la muraglia contro i mongoli. Esatto. È chiaramente per quello. Ci ha lasciato il comandante, l'abbiamo appena messo addestrarsi. Facciamone subito uno nuovo. Via. L'ammiraglia, sì. Vabbè, avevo capito. Andiamo a dare una mano all'assedio. Il porto dov'è? Qui. Ottimo, 5.000 di manpower ci serve tantissimo. Facciamo intanto full core. Vediamo, il nostro reddito è 49,5. Voglio vedere a quanto arriva, poi fate un po' di full core. Secondo me è lì che possiamo recuperare parecchi soldi. Allora, apertura chiaramente affermata, mi piace tantissimo. Mettiamo qua, abbiamo il 33% di possibilità di avere uno per il nostro erede. Lui ha un 542, non ha preso neanche uno, madonna che sfida. Ah no, 543, dai, 1 su 3, va bene. 1 su 3 ci sta. E niente, signore, le dita dislessiche, è arrivata l'ora delle ninne. Va bene. Va bene, buonanotte. Dicevi te che c'era profumo di strategie potentissime. Non qua, ovviamente. Non qui, anche perché siamo a dimostrazione di forza 47, la dobbiamo alzare. Chi abbiamo? Rivali. Ming, Corea, aiutaia. Ming. Sei ancora esploso? No, non sei esploso. Non sei esploso. Insulto, sconfort, vai. Clicco con questa categoria e mi ritrovo il mio signore, bravo. Ora che sei in chat c'è profumo di bug. Quello che ho chiaramente. Possiamo chiamare una dieta, facciamolo. Allora, valore fiscale? No. Una manifattura a Arima, e lo potremo fare, perché tanto le dobbiamo poi fare, però dobbiamo vedere se Arima possiamo fare manifatture. Sì. Sì, quindi si potrebbe fare perché le vogliamo fare comunque. Luzon meridionale è una buona idea, però qual è? Che zona è? Qui. Quindi dobbiamo colonizzare
Una provincia lì ci darebbe poi per 10 anni aumento globale dei coloni più 25, non male. Non male, e va bene. Passiamo qua. Facciamo una colonia qui per avere poi più bonus. Qui invece come va in Micronesia? Manca poco. Manca poco pesce, allora tranquillamente compagnia commerciale. Prestigio. Come state Jerry? Eh sì Jerry, l'avevo già chiesto. Come state Gersus, Kendo, i nuovi arrivati? Come va? Qui abbiamo un po' di nuove di costruzioni. Vediamo un po' cosa potrebbe fare. Difesa locale prestigio. Questa non mi piace. Proprio per niente. Poi c'è il Monte Fuji che invece dà costo sviluppo locale, che non è male. E basta però, eh. Oppure la terza, il palazzo di Sankin Kotai, prestigio dei campi da battaglia, costo tassi di guerra, costo dei generali. Non mi fanno impazzire onestamente questi tre. Hai mangiato ma hai mal di stomaco? No, mi spiace. E Kyoto invece, scusa, perché non me la fa vedere? Perché... ah, perché non sono, sì, cultura accettata. Vabbè, questa è poi più avanti. Hai mangiato troppo, hai mangiato male, hai mangiato. Qui ne abbiamo perso uno. E cosa stavano facendo questi? Ah, Protect Trade lo possono fare anche da solo, va bene. Vedi di mangiare, è sceso il canide, hai messo gli arcieri a nanna, bravo. E ora ti rilassi, mi sembra giusto. Okinawa sono ribellati. Finiamo prima l'assedio qui. Nel mentre... prima aspettiamo. Aspettiamo che finiscano questo assedio. Poi portiamo via le navi. Perfetto. Fatto l'ultimo giro con una signora accanto alla cabina di guida che tossiva di continuo senza la mano davanti e l'avrei lanciata fuori. Buono, un'altra nave commerciale rubata. Questo è tanta tanta roba. Andiamo a prendere questi qua a Okinawa. Tanto facciamo pace. Come la fare la pace? Terra, tutti i soldi, vai. E facciamo la legittimazione subito. Full core di nuovo. Siamo un po' oltre di capacità di gestione, ma appena riusciamo a diventare Giappone, diventiamo anche impero, penso. Corruzione, 6,48, dai che scende, dai che scende. 47,81, non è salita di tantissimo questa. Pensavo di più, onestamente. Nel mentre che passa un mese, voi via. Sbarchiamoli velocemente. Tanto abbiamo portato via anche due navi loro. Poi ritorniamo in Brunei per fargli l'assedio. Ci prendiamo quello con uno di assedio. Chi l'ha preso questo? Ah, i contadini. Contadini non mi va molto bene, onestamente. Facciamo una suicide squad e ti veniamo a liberare. Uno di innovazione, ottimo. Perfetto. Chi l'ha sparato? Ciao Sid, buonasera, benvenuta, benvenuta. E qua rompono le pelotas anche per questi qua, eh. Qui mettiamoli insieme, 38.000 riserve, non sono male. Come stai Sid? Tutto bene? Quanti? ...44,3. Dobbiamo sbarcare un po' queste truppe. Tutto bene, dai. Ho cambiato elo? No, è sempre lo stesso. Sempre lo stesso elo di sempre. Qua li picchiamo qualche nave.
Non abbiamo rubato niente, peccato. Ah, è vero, ho sbagliato. Qua dobbiamo passare via nave. Parlano con più gente a casa funzioni meglio. Con più gente, cosa vuol dire? 21 maggio, tra un mese addirittura. Come va Gersus con l'abbassamento? L'abbiamo sistemato un pochettino prima con Jerry? Si sente comunque il gioco nel mentre? Yeah. Qua facciamo 1 e 1, 2. Ah, ok, più gente nelle case in generale, ok. Tanto Brunei non ha nessuno. Perfetto, allora prendiamo. Merda, se non possiamo prenderlo giustamente. Ti pare basso in generale? Fammelo sapere però, così almeno posso modificarlo. Un 3 che costa la metà è troppo. Troppo caro. Per quanto il prestigio non mi interessi, allora a sto punto lo prendiamo e vediamo. Yallerson Bassini, ok. Allora, qui la pace che vorrei fare è questa. Ci costa un po' di punti diplomatici. Un po' di punti diplomatici. In realtà, lo si potrebbe vassalizzare questo, però... non sarebbe male, però onestamente non mi piace, perché poi lo dobbiamo annettere prima, quindi no. Perché se lo vassalizziamo non diventiamo Giappone. Quindi no, prendiamo le province. Non gliene frega niente a nessuno, ci costa un po', ci danno 135 ducati, che non sono tanti, ma meglio che un calcio nel culo. Manila sono ribellati, mica che palle, si ribellano dappertutto. Se alza Chicken Dance non si sente lui, la chicken è un po' strana perché è molto alta e se prova a ridurla non si riduce. Ma quella semmai la cambieremo, che devo dire. Se la smetti di rompere le balle. Come siamo qua? Meno 1,28 e ancora rompono, eh? Meno 5. Stiamo perdendo un sacco di soldi. Dobbiamo finire questa guerra velocemente, così almeno andiamo avanti. Qua, armata Branca Giosema, non le abbiamo dato al generale, ora ce l'ha. E l'altra da 22 sta addestrando, ottimo. Questi quattro nella compagnia stanno invece prendendo il... Stanno finendo la colonizzazione, che è quasi terminata. Quanti ne mancano? 949. Richiamiamo e iniziamo a mandarlo qua intanto. L'ultima colonia. Colonie. 6,50 le Chagos, ci vuole ancora un po'. È l'idea, la facciamo sì. L'idea la facciamo, anche perché qua abbiamo un morale più 10. Questo è il bello. Esatto. C'è Yutaya che vuole attaccare qualcuno, ma non ho visto chi. Non è più rivale. Ah, gli ha mollato una provincia al Brunei. Ce la pappiamo noi a sto punto. Tanto è lì. Che fai? Non la prendi? Yutaya non più rivale, quindi dobbiamo levare l'embargo. E ci attendono tempi difficili. Se magari qua smettessero questi assedi, sarebbero meno difficili. Avanti. Facciamoli fuori questi 3.000. Via. Brunei in guerra solo con noi, sì. Meno 89, ci siamo... Oh, ci dà la pace. Ci dà la pace, anche più soldi. Tutte le... La funanessione, perfetto. Qua ci costerebbe 354 punti amministrativi. Minchia quanti. Tanti, però ci servono queste terre, perché sono terre molto utili, molto con redditi alti. E quando avremo i punti amministrativi le faremo. A
proposito, qui per ora niente commercio. Allora, andiamo a sbarcare qui. E qua quasi tutte le metteremo in compagnia commerciale, tipo questa col pesce. Aspetta, è lo stato con l'oro, quindi no. Niente compagnia commerciale, perché è nello stato con l'oro. Quello viola appena sotto, sto già facendo la rivendicazione, però mi hanno beccato il coso. Allora, questo è lo stato, è tutto il resto, quindi Brunei, che è una provincia 15, discretamente sviluppata. Pesce, legno, qua ci sono altre pietre preziose. Quindi anche quello si farà un altro stato. Questa si fa compagnia commerciale tranquillamente, perché fa schifo. Sa che la provincia è dell'oro da colonizzare. No, è questa. Questa qua. Questa qua sotto. E questo fa stato con queste due province. Questa c'ha altre pietre preziose. Cioè, qua sono pietre preziose dappertutto. Infatti ora poi Lanfang faremo le rivendicazioni, anzi ce lo mando subito. Perché è la più importante, questa con l'oro. Visto che siamo sempre senza soldi. Quelle da colonizzare, che lo sapremo colonizzandole. Possono avere di tutto, spezie, incenso, forniture navali, tè, caffè, pesce, non c'è oro. Non c'è oro, però. Si vede una percentuale, una possibilità. Poi cosa uscirà, si vedrà. È sentito speziale. Esatto, speziale, sì. Allora, intanto una riforma. Questa la facciamo. Cosa ci dà? Velocità dei rinforzi. Costo per i rinforzi. Non è male, ma non mi piace. Costo fuoco di sbarramento non male, fermati.